Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Il 24 dicembre scorso l'Unione Europea e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo che istituisce una delle aree di libero scambio più avanzate al mondo. Sono stati evitati dazi e tariffe e il relativo aumento dei costi per molti prodotti. Una notizia positiva per il nostro paese, che vede nel Regno Unito il quinto mercato di destinazione del suo export. Tuttavia, l'accordo non riproduce le condizioni del mercato unico e dell'unione doganale. Dal 1 gennaio il Regno Unito è un paese terzo, con tutte le conseguenze del caso. Per continuare a commerciare è pertanto essenziale adattarsi ad un nuovo contesto e a nuove regole. Questo messaggio è rivolto a tutte le aziende esportatrici, in particolare a quelle più piccole o che non hanno mai avuto relazioni commerciali al di fuori dell'Unione Europea. Soprattutto per loro, l'Ambasciata d'Italia a Londra ha lanciato a novembre, in collaborazione con ICE, la campagna video «Brexit alle imprese. Cosa cambia?». Si tratta di video informativi, molto sintetici e puntuali, per guidare le imprese tra i nuovi adempimenti e sono disponibili su YouTube e i nostri canali social. I temi trattati sono dogane, settore agroalimentare e vini e nuovo regime IVA. Per quanto riguarda le dogane e i controlli sanitari e fitosanitari, i nuovi regimi saranno introdotti gradualmente, ma è bene che gli operatori economici non rimandino ulteriormente i necessari preparativi. Altri temi su cui stiamo lavorando sono la mobilità e l'immigrazione e le conseguenze di Brexit sui contratti. Proprio in materia di immigrazione ci saranno importanti novità. Chi era residente nel Regno Unito al 31 dicembre scorso può presentare domanda fino al 30 giugno 2021 per ottenere il settled o pre-settled status, mentre quanti giungeranno successivamente saranno soggetti ad un sistema di immigrazione a punti. A questi strumenti di informazione affianchiamo regolari incontri virtuali con le aziende esportatrici. Il Desk Brexit, insieme all'ICE, fornisce quotidianamente assistenza a imprese e associazioni di categoria, pubblicando anche frequenti aggiornamenti sulla pagina Brexit in pillole. È naturale che i cambiamenti in atto, insieme alle conseguenze della pandemia, generino preoccupazioni per il futuro. Tuttavia è necessario mantenere fiducia verso questo mercato, dove permane un forte interesse per il Made in Italy. Il Regno Unito continuerà a rappresentare un'importante destinazione per i nostri prodotti, soprattutto quelli che saranno presentati con maggiore efficacia attraverso i canali digitali. Anche su questo tema stiamo preparando specifici strumenti di formazione che metteremo a disposizione di tutte le aziende che vogliono posizionarsi al meglio sulle piattaforme di acquisto digitale nel Regno Unito.